Hai superato la notte. È successo qualcosa di brutto. Ti devo parlare. Certo, Spike. Va bene, dammi solo un minuto. Che bella giornata. Scegli la tua esperienza. Ovviamente, giochiamo offline. Contenuti aggiuntivi sbloccati, finalmente. Ora puoi accedere ai contenuti aggiuntivi che hai ottenuto nel nascondiglio. Potrai accedere ai completi. Nel menu di gioco potrai accedere alla scheda progetti e alla scheda missioni in modalità aggiuntive. Finalmente. Abbiamo 7 petardi, per il momento li lascerei lì. Abbiamo, come vi ho detto, un po' di completi, tra cui questo qua di Bill di Left 4 Dead 1. Questo è contenuto gratuito, ovviamente, però è figo, è veramente figo. Comunque, dove sono quelli, esatto, DLC? Allora, abbiamo questo qua da agente spia, questo qua steampunk è figo, combattente pazzo, niente di che, crash test, unturned, rust, guerriero ox, altro contenuto gratuito, guerriero invernale è figo, mascotte di Bozak, niente di che, scavenger outfit carino, ninja ok, special agent bello, esploratore ok, questo devo essere sincero non mi piace, è proprio fuori dal contesto, ma eccolo qua, Van Crane. Uno è contesto un po' vampiri, però è anche un po' contesto Bloodborne. E mi piace un sacco, è uno dei motivi per cui ho deciso di ritornare anche un po' a giocare a Dying Light questo. Questo vestito in particolare, tra l'altro abbiamo anche completi nazionali. Vediamo quello italiano. Però carina l'idea di avere tutti i completi delle varie nazioni. Comunque dicevo, questo qua di Van Crane è l'unico vestito che ha un'abilità particolare. Questo vestito qua, con le armi a una mano, ti permette di lanciarle e riprenderle. È un'idea bellissima. È un'idea stupenda, veramente. Peccato funzioni solo con una mano, ma farlo con tutte le armi sarebbe stato probabilmente rotto. Però fammi vedere una cosa, scusami. Ulla. Allora, se colpisce qualcuno, torna indietro in automatico. Perfetto. Se però non colpisce nulla, torna indietro una volta che tocca terra. Fighissimo. Questa qua ti permette veramente di creare una build di lancio fantastica, insomma. Ti permette soprattutto di poter colpire a distanze veramente incredibili. Vorrei solo capire una cosa. E forse, aspetta, però non so quanti danni facciamo. Nei livelli leggenda, il danno delle armi da lancio, il danno inflitto con le armi da lancio, ma intende anche se lancio un'arma normale o solo gli shuriken e le cagate varie? Bella domanda. Se lo stava chiedendo anche la signora. E prima di avanzare voglio vedere che progetti abbiamo ottenuto. Abbiamo l'imperatrice. Abbiamo un bel po' di armi da fuoco. E eccole qua, le armi DLC. Il conestabile, laceratore, mazza notturna, guastafeste, fucile da tiratore. Ecco, i fucili di questi vari pacchetti, ce ne sono alcuni che sono veramente wow. Chitarra elettrica, Dio mio, mi serve dell'altro spago, la padella, la mazza golf e il gnam gnam gnomo, ti prego. La Zweihander, cosa mi serve? Spago, nastro adesivo, pezzi di metallo, sai che quasi quasi la faccio. Macete di Anturna, rastello, mazza di hockey, savoir vivre, classified operation, ecco, le armi silenziate, ma veramente. Cannone Ox, fucile d'assalto arrugginito, ecco, le armi del bando l'astronauta. Secondo me sono totalmente fuori da tutto il contesto. Ed eccolo qua, Van Crane. Le pallottole d'argento serve lama, erba, chiodi e funghi luminescenti. Un solo colpo riesce ad abbattere persino un notturno, ma il tempo di ricarica è più lungo, usalo saggiamente. Quest'arma qua ci salverà il culo di sicuro. E poi tante altre varie cose, tra cui lo squartaviscere. Torniamo da Spike. Certo che una volta sbloccato il rampino, questo gioco si trasforma in Spider-Man. Una volta su Skyrim, la versione normale, non la versione... Chi è? Chi è esploso? Dicevo, la versione normale, non quella Special Edition o Legendary Edition. Ecco fatto. Che poi per l'esplosione
dovuta a qualcos'altro, ne devo rimettere io ora. Avevo scaricato la mod di Scorpion, che ti permetteva appunto di aggiungere i rampini al gioco, il grappling hook e tutti i rampini che usava Scorpion contro i nemici. E ce n'era appunto uno per poterti arrampicare un po' dovunque. Era bellissimo, non l'hanno mai aggiornata per la special edition. Eccomi qua. Ciao Spike. Sono lontano dagli uomini di Raiz. Va bene, spararti a prima vista. Lo terrò a mente. Crane, innanzitutto te la sei cavata bene. Minchia. Ora in poi, se ti serve qualcosa, vieni da me. E tanto per iniziare, eccoti una torcia e un telecomando. Se ti imbatti in un notturno, puntagli la luce in faccia o attiralo verso una trappola e attivala con il telecomando. Va bene. Chiaro? Certo. Tutto chiaro. Perfetto. E ora veniamo al punto. Nonostante i tuoi sforzi, la missione di Brecken è fallita. Chi Merda, l'avrebbe mai detto? È vivo, ma devi tornare alla torre. Jade ha chiamato a rapporto gli esploratori, quindi devi andare lì. Sì, capo. Ci penso io. E quindi, fammi vedere un attimo. Abbiamo ottenuto una torcia, la torcia UV, giusto? O qualcos'altro? Sai cos'è che mi infastidisce in realtà? Che non c'è un tasto per mettere tutto in ordine in questo gioco. Tipo, non c'è modo di mettere in ordine, che ne so, le armi per potenza o cagate varie. Abbiamo ottenuto nuovi progetti, ma sinceramente non credo che abbiamo nulla di utile al momento, se non le armi DLC. Ma ovviamente ci mancano gli ingredienti. Ad ora devo dire che l'unica arma che vorrei fare di quelle DLC è la Zweihänder. Più che altro sono interessato moltissimo alle molte armi silenziate che ci sono nel gioco. O meglio, che ho aggiunto io. Soprattutto quelle di Van Crane. Quelle di Van Crane a me paiono rotte, ma ne valgono la pena. E per non parlare di questo, mi serve della plastica però. E il carburante. Però non mi ricordo qual era il fucile silenziato. Perché questa è la pistola, e ok. Mi manca effettivamente quello della Volca, non sbaglio. E perché sono scemo. Ecco perché non li trovavo. Non li avevo ancora installati questi due. Sono un genio. È colpa mia d'altronde, sono gli ultimi due che avevo scaricato. Va bene, facciamo così allora. Torniamo un attimo alla torre. Io adoro questo vestito uscito direttamente da Bloodborne, madonna mia. Devo però trovare un attimo il venditore. Eccolo. Allora, prima di tutto, questo almeno in teoria dovrebbe essersi sbloccato ora che l'abbiamo cliccato. Ho un'offerta speciale per te. Dimmelo ancora con questa voce d'assassino. Ho un bel po' di roba da vendere. Iniziamo a comprare tutto ciò che ci può essere utile, tra cui una bella pistola. Non ci farebbe schifo già adesso, soprattutto viola. Ah, non abbiamo lo slot liberi. Hai ragione, gioco. Ah, perché questo gioco è stronzo? Me li metti in ordine di rarità quando sono nell'inventario del cacchio di venditore, ma non c'è un tasto per metterli in ordine quando li guardo io. Quindi, ora che ho fatto un po' di spazio, dammi sta pistola. E per il momento, basta così. Eccolo dov'è El Raid. Allora, non voglio farlo adesso perché... Cos'è? Oh, che figo! Non c'è modo di vederla, vero? Soldi insufficienti, beh, ti servono le monete che ci sono qua dentro. Ma che figata! Bellissimo che hanno aggiunto l'arcade così. Facciamo la cosa giusta, saliamo di sopra adesso, così parte il salvataggio automatico. Che bello che c'hanno sti guanti, madonna mia, di pelle di morto. Ho completato il lavoro per Spike. Spero di aver fatto abbastanza. Se non ci procuriamo dell'antizen, la torre è spacciata. Ma in realtà ho scoperto che in questo gioco non c'è il tempo. Il sole stava tramontando e non volevo farmi sorprendere dalle tenebre. Eh beh, certo. Ho scoperto che in realtà in questo gioco non è come per esempio Dead Rising, che tu hai bisogno del vaccino ogni giorno e te lo devi fare se no ti trasformi. In teoria sì, c'è questa cosa del se non prendi l'antizen, sì. Ma a livello proprio di gioco non c'è un tempo e la cosa, credimi, ti lascia molto più tranquillo. Usciamo dal gioco, torniamo a noi dopo aver scaricato anche gli altri due. Ma scusami, ma mi fai spawnare in mezzo alla gente? Ma sei scemo? Ero dentro la torre. Ah, aspetta. Questo invece è il memoriale esatto. A Romero, è vero. Me lo ricordo che quando era morto gliel'avevano fatto sto memoriale. Gli hanno messo anche un gatto d'oro.
Tu stai buono, non ti puoi avvicinare. Mocha. C'è un... Oh, che cos'è? Zampa di mocha. Interessante. Potrei sfoderagliarti... Ah, è un'arma! È un tirapugni? Bello. Devo ricordarmi di prendere questa abilità qui. Ecco qua, facciamo la nostra telefonata. Ehi! Ciao, di là. Parla pure. Molto probabilmente tra poco incontrerò il capo della torre. Ricevuto. Conferma la sua identità e contattaci il prima possibile. Ok. Mi chiedo se fra questi balconi ci sia un qualche tipo di segreto. Comunque... la madonna. Manca poco ormai all'uscita di Dead Island 2 e io non vedo veramente l'ora di scoprire che cavolo avranno fatto con quel gioco, veramente. Perché sì, noi stiamo giocando a questo gioco. In anni che aspetto Dead Island 2, io veramente non vedo l'ora di scoprire che cavolo avranno fatto. Perché questo gioco è bello, è fatto veramente bene. Ma io sono più un tipo da Dead Island 1, per dire. Poi per carità, questo ha i suoi pregi molto più di quanti ne abbia Dead Island, per carità. Però Dead Island 1 me lo porto qui, a differenza del suo successore Riptide, che... Per carità. Il mio problema è che io ho paura dell'effetto Saints Row. La missione di Brecken è fallita e Jade ha chiesto una riunione alla torre. È l'opportunità che cercavo per incontrare Brecken e confermare la sua identità. Eh già. Abbiamo aspettato così tanto che uscisse un gioco di Saints Row nuovo che quando è uscito siamo rimasti del tutto delusi. Non solo noi per le nostre aspettative, ma proprio a livello tecnico è stata una delusione. Ehi, bel vestito. Sanguisuga, eh? Aggiunge l'effetto dissanguante alle armi da mischia. Arancione, bello. Americana composita. Sai che io in teoria i soldi ce li ho? Quasi quasi, forse anche troppo. Ma io ne spenderei un po' per comprare già qualche arma. Tutti i progetti che vediamo li compriamo a prescindere, su quello non si discute. Però cavolo, 28.000 è tanto, eh. Allora, io la prendo e poi vediamo cosa ne esce fuori dalle prossime armi che modificheremo. Per il momento aspetto ancora un attimo magari ad usarle, visto che sono, sai, un filo ancora overpower. Magari le prossime, sai, le utilizzeremo già nelle prossime missioni. Anche queste armi che fanno 1.400... Per il momento le lascio da parte. Ma il deposito c'ha un massimale? Credo di no, sai? Crane. Ciao. Ieri notte Brecken è andato a cercare un rifornimento aereo con dei runner. I mordicarne hanno ucciso il resto del team e poi gli uomini di Reis gli hanno teso un agguato. L'hanno pestato e derubato. Ora Brecken vuole andare a recuperare il prossimo, ma non è in condizioni di... Chi l'avrebbe mai detto? Serve il tuo aiuto, ok? Santo cielo! Non riesci nemmeno a camminare! Ci servi vivo, dannatissimo idiota! D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? E chi si agita? Brecken, Lena. Forse voi riuscirete a convincerlo. Ci penso io, tranquilla. Jade, chi è il tuo amico? Kyle Crane. Stammi a sentire, Brecken. Non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Ci posso pensare io? Ci penso io. Giusto, sì. Andrà Crane. Ne sarà felicissimo. Senza offesa, bello, ma non hai esperienza. Non puoi... Ho più esperienza di quanto tu possa credere. Inizierà dal punto giusto. E poi Lena ha ragione. Tu devi restare qui per occuparti della torre. Convinci gli altri che c'è ancora speranza. Ah, al diavolo. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Reis. Sì, va bene, d'accordo. Buona fortuna, Crane. Grazie. Jade, hai un minuto? Certo. Vai al calderone, ci sentiamo tra poco. Ciao, Jade. Magari parleranno di me e gli chiederà: chi è questo tizio? Ne sai qualcosa? Senti. Ehi. C'è qualcos'altro, esatto, di cui dobbiamo parlare. Brecken è stato ferito gravemente là fuori. Peggio di quel che vuole far pensare agli altri. Chi l'avrebbe mai detto? Ha preso un colpo in testa. Ora ha degli attacchi epilettici e non ho neanche una dose di Loratrax. Ci penso io. Che ce ne sia in giro. I medicinali antiepilettici sono andati via come il pane all'insorgere dell'epidemia. I negozi non ne hanno più da settimane. Sì, proprio così.
Come fai a saperlo? Cosa posso fare per te, Lena? In città c'è un uomo che cosa si vuoi? Chiama Gazzi. Non ci sta troppo con la testa, non so se mi spiego. Sua madre soffriva di epilessia e ogni mese lui le procurava i farmaci. È morta 2 anni fa. Ma Gazzi ha continuato ugualmente a ritirare le medicine in farmacia. Un genio! Gazzi è un abitudinario e può diventare parecchio insistente. Per cui hanno continuato a dargliele. Pensi che le abbia tenute per tutto questo tempo? Se così non fosse, non saprei dove altro potremmo cercare. Va bene. Gazzi adesso vive sotto il cavalcavia. E non accennare alla morte di sua madre. Mi raccomando, non capirei. Ehi, come sta mamma? E si mette a piangere. Ci sono un... Oh, grazie. Festa della mamma. Ci sono un po' di missioni che devo accettare o sono solo gente che vuole parlarmi? Bahir, sei tu? Ehi, che succede? Che succede qui? Bahir si è chiusa a chiave nella stanza. L'abbiamo sentito gridare. Si è trasformato. Hai sentito? Non riesco ad aprire. Vuoi provarci tu? Ciao Pietro. Ciao Baldi. Ci penso io, tranquilli. È chiusa, come faccio a sfondarla? Non posso tirargli un calcio? Ecco qua, fatto. Ehi, niente male. Bahir? Bahir? Sei qui dentro? Aiutatemi. Eccoti, ciao. Che c'è che non va? Non riesco a muovermi. Mi sento come se il torace stesse per esplodere. Chiamiamo Lena? Stai trasformando? No, i dolori sono cominciati dopo che ho preso l'antizin. La fiala è sul pavimento. È scaduta per caso? Oh, questa roba è falsa. Ovviamente. Che hai detto? Che è falsa. Dove l'hai presa, Bahir? Ho bisogno di un dottore. Prima dimmi chi te l'ha venduta. Non posso. Gliel'ho promesso. Lui mi fa spesso dei favori. Mi porta cose da fuori. Antes compresa falsa, roba falsa. Qualcuno potrebbe darlo ai propri figli. Vuoi che anche loro si sentano male? No! Oddio, no! Allora dimmi chi ti ha venduto questa roba. Yusuf, uno degli esploratori. Lui è strano. Vive sul tetto. Chiamo la dottoressa Lena. Ok, ci penso io. Vado a buttarlo giù dal tetto. Cos'è successo? L'hai ammazzato? Non si sta trasformando? No, sei no. Sei un dottore. Credevo che si stesse trasformando. No, tranquillo. Sarà meglio tenerlo sotto controllo. Lena, c'è bisogno di te. Da un'occhiata qui. Il numero del lotto è sbagliato. Sarà contraffatto. Ovviamente. Qualcuno al 21° piano l'ha preso e ora non riesce ad andarsene. Aman, vai subito lì. Dove l'ha trovato? Gliel'ha data a Yusuf, un esploratore. Beh, un pezzo di merda. Prodotto qui. Avrà di sicuro un fornitore. Farò 4 chiacchiere con Yusuf. Ci penso prima io. Prima lo fai, meglio è. Ovvio. Non fargli del male. Parlagli e basta. Pestalo solamente. Yusuf, dove sei? Eccoti qua. Facciamo 2 chiacchiere. Yusuf? Benvenuto nell'emporio di Yusuf. Se non trovi qualcosa, cercala da Yusuf. Qualunque cosa ti serva. Ma tu non mi sembri messo benissimo, fatelo dire. A chi non serve? Amico mio, questo è il tuo giorno fortunato. No, Yusuf, questo è il tuo giorno fortunato. Perché ti do la possibilità di dirmi dove ti procuri quella merda che hai venduto a Bahir. Bahir? Bahir, hai detto? E chi sarebbe questo Bahir? Uno che a momenti ci lascia la pelle per colpa del tuo antizin falso. Falso? Dici sul serio? Intendi che non è efficace? Ma ne ho comprate 10 fiale da quei tizi. Le ho pagate un occhio. Beh, quali tizi? Se vuoi te lo tolgo ecco, uno. Non so se posso dirtelo. Quali tizi, Yusuf? Sto perdendo la pazienza. C'è un edificio vicino alla farmacia. Ci vivono dei sopravvissuti. Ma non so quanti siano. Non sono mai stato lì dentro. Hanno delle medicine. Alcune sono originali. Penso che le abbiano prese dalla farmacia. Altre se le preparano da soli. La persona con cui tratto si chiama Bento. Devi bruciare le fiale che ti sono rimaste. Ma mi sono costate un mucchio di soldi. Cazzi tuoi. Ti provo a vendere ancora quella robaccia. Ci rimetterai molto più dei soldi. Cazzi tuoi. Altre missioni che qualcun altro vuole appiopparmi? Dawood deve avere ancora molta roba nel suo negozio dei pegni. Probabilmente un po' di tutto. Non mi dispiacerebbe darci un'occhiata. Neanche a me, effettivamente. Grazie della dritta. Tu? Ascolta, devo andarmene da qui. Devo portare mia moglie e mio figlio in un posto sicuro.
Chi non lo deve, chi non deve farlo? Posto sicuro che c'è. Esatto. Da queste parti, forse, ma i bassifondi non sono sicuri. Non è un posto adatto alla mia famiglia. Ho trovato un modo di andarmene. Dai bassifondi? Non posso darti i dettagli, ma devo attraversare la città e non posso farlo senza una pistola. Se me ne trovi una, ti rivelerò un luogo che non è ancora stato saccheggiato. Non te ne pentirai, te lo giuro. Come sai che non è ancora stato saccheggiato? Perché c'è una sola persona che ha accesso a quel posto e guarda caso ce l'hai davanti. Che novità. Portami una pistola e la chiave è tua. E tutto quello che trovi là dentro. Va bene. Ma col cavolo che ti do una delle mie pistole che ti ho appena trovato. Cavolo, è viola questa. Piuttosto gliene compro una bianca e gliela do. Ah, ma vedi che allora avevo ragione. Queste erano missioni. Conoscere il nemico e sotterfugio. Quanta roba da fare. Tenuta da preda e progetto munizioni subsoniche. Wow. Comunque, non adesso. Le faccio per i cavoli miei queste missioni. Signor White. Carabina avanzata della polizia. Katana premium. Ma che belle queste armi arancioni così a muzzo de cacchio. Certo, costano uno sfracco di soldi, però vorrei comprare una pistola, come ho detto, che non costi molto da dare al tizio. Dobbiamo andare a fare missione per i farmaci oggi. Crane, parla Lena. Dimmi, Lena. Ti ascolto. Abbiamo trovato altre due fiale di antizin contraffatto. Brecken è furioso. Chi l'avrebbe mai detto? Come sta, Bakir? Le sue condizioni sono stabili, ma se avessimo tardato anche solo 10 minuti sarebbe morto. Quella roba poverino è vitale, Crane. Devi togliere di mezzo chi la produce. Ci penso io, penso io. Non ti preoccupare, Lena. Oh, una bella mazza. Ho sentito qualcuno parlare. Tranquillo, tranquillo, ti salvo io. Che è successo? Ecco qua. Dai, provaci ad avvicinarti, scemo. Ho un coltello da lancio e tanta voglia di lanciarlo. Morto? Direi di sì. Tizio, dove sei? Devo farmi il giro per poter entrare? Che soddisfazione lanciare sti coltelli, comunque. Come faccio ad entrare qua dentro? Aia, che male. E allora? Ehi, siete voi? Siamo per trovare fiale vuote, fiale originali. Ce ne sono una dozzina. Sei tu che crei quell'antizi? Cosa posso fare per te, amico? Chissà quanti di noi. Ho saputo che vendete antizi. Chi te l'ha detto? Un uccellino? La stessa persona che mi ha confidato che preparate immondizia e la mettete nelle fiale. Immondizia? La mia formula è 50 volte meglio di quella romancia che ci lanciano con le casse. Lo scienziato è arrivato. Non solo ti tiene in salute, ma ti rende anche fortissimo e velocissimo. E ti fa sparare raggi laser dagli occhi. Potrei incenerire con uno sguardo, se volessi. I tuoi affari finiscono qui, Ben. Sì, Yusuf mi aveva detto che sei un guastafeste. Beh, aveva ragione. Sei morto! Dai, provaci allora. Ho una mazza da baseball. Vai, non è ancora finito. Aia! E tanta voglia di provare ad usarla. Usiamo i nostri poteri addirittura. Vai, prendi al volo. Ecco fatto. Morto? Dove sei? Dai. Madonna mia, che male. Che cazzo succede? Ma quanto è forte sto tizio, cazzo? Ecco qua, $40. Scosso come un cazzo. Ma come si fa a parare con le armi? Sai che non mi ricordo. Ecco fatto. Ah, oddio. No, in realtà non mi ricordo per niente. È la prima volta che combattiamo contro gente. Lena, sono Crane. Che c'è? Dì a Brecken che il laboratorio clandestino ha chiuso i battenti. Fantastico, Crane. Per così dire. Tu stai bene? Sì, Yusuf gli aveva informati che stavo andando da loro. Temevo che l'avrebbe fatto. Brecken voleva imprigionare. Ui, stavano parlando. Ma lui se l'era già filata. Se tornerà, mi piacerebbe scambiarci qualche parolina. Non credo che lo rivedremo, vero?
missione completata. Ah, è diventato un nascondiglio questo, quindi fantastico. Aspetta, arrivo. Ecco fatto, sta bene? Felice, fossi da queste parti. Di nulla. Grazie. Wow, $78. Altro rifugio. Fatto. Dove sono i prossimi? Due con un colpo. Magnifico. Dunque, cosa dobbiamo fare? Ah, semplice, chiudere una porta. Beccati questo. E attiviamo la corrente. Ecco qua. A posto. Clic, clic. Fatto. Altro rifugio sbloccato. Beh, era un bel po' lontana questa zona comunque. Trova l'abitazione di Gazi. Speriamo che non sia morto. C'è Nishuki Drentoki? Va bucca dentro le case. Gazi, sei qui? Gazi, ci sei? Gazi? E mamma non è felice? Nessuno è felice. Ciao Pietro. Quindi è meglio farla felice. Gazi. Ovviamente. Anch'io. Abbiamo lo stesso nome. Sei della videoteca? Io mi chiamo Crane. Crane? Crane è un monosillabo, come re, come te, come se, come me, come sì e altri tipi di avverbi, come... Posso entrare? No, non se ne parla, no. Oggi è il mio giorno speciale con la mamma. È la festa della mamma ed è il giorno più importante in tutto il mondo. Sei della videoteca? Sì, sono della videoteca. Devi portarmi il film sulla mia storia. Si intitola I due mondi di Charlie. Parla di me e della mia intelligenza. Gazi, se ti porti il film, mi farai entrare? Certo, lo guarderemo insieme. È la festa della mamma. E se mamma non è felice, nessuno è felice. Oh, vuole anche dei cioccolatini. La mamma vuole dei cioccolatini. Aspetta un momento, non è un po' troppo? Non discutere con Gazi. Non funziona. È quello che dicono sempre in farmacia. Ho il brutto presentimento che questo povero uomo prima o poi ci muore. Allora, vediamo se dentro la casetta di marzapane troviamo i cioccolatini. O è la videoteca questa? No, è la videoteca. Dobbiamo trovare l'entrata, che ovviamente è chiusa. Sai che novità. Ah, c'è la porta facile. Aspetta. Vabbè, giusto per sicurezza, facciamolo. Sporchiamoci un po' di zombie, così non ci viene nessuno a disturbare. Apriamo sta serratura facile. Ecco fatto. E troviamo sto film. Ovviamente. Proprio adesso. Ui, aspetta. Dov'è? Dov'è l'allarme? Charlie. Ecco fatto. Tranquilli. Vi faccio fuori subito. Così non siete più un problema. Ovviamente. Porca troia. Non mi aspettavo che esplodesse anche quello morto. Comunque. Numero ZX LO BD. Dov'è la C? Eccolo qua. Cassetta. È un DVD, Dio mio. Non è così vecchio questo gioco da non poter dire DVD. Ecco fatto. I cassieri del supermercato accanto non ci disturberanno più. Che bello, con le armi larghe riesci ad uccidere più zombie in una botta sola. Eccoci arrivati invece alla casa dei cioccolatini. La porta rossa ovviamente è quella chiusa. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Noi. Dunque, ora che mi sono liberato di tutta sta gentaglia, dobbiamo trovare un modo per entrare. Ah, c'è. Ecco dov'era. Non so perché mi aspettavo qualcuno che uscisse adesso dal bar. Esatto, cercasse di morderci. Ecco qua. Mi spiace, il negozio è chiuso, signora. Venga qui, la faccio uscire. Mi servono dei cioccolatini. Qualcuno ha visto dei cioccolatini qui? Saranno nel frigo? No, scherzavo, eccoli qua. Richiesta d'aiuto in arrivo. No, scherzavo, un negoziante. Dove sei? È sempre eccomi il momento qua. Giusto per concludere un affare. Su quello ti do ragione.
Una katana premium, eh? Ma tutti i soldi che io mi sono fatto. Oh, una pistola 7000. Mi sa che a meno di questa non la troviamo, eh? A meno che non la trovo da qualche parte. Vabbè, compriamola. Devo farmi probabilmente un giro da qualche parte a farmare soldi. Eccomi qua, Gazzi. Ho trovato la tua videocassetta preferita, i cioccolatini. Yeah. Eccoti il film e i cioccolatini. Aspetta che mamma li veda. Gazzi vince ancora. Gazzi vince. Ah, Gazzi. Mi pareva. In tal caso entrerò dal tetto. Secondo me poi l'ha ucciso a lui la madre, sai? Perché ho il sentore che secondo me lo dobbiamo uccidere questo. Sei qui dentro? Ciao, Gazzi. Shh. Il film è cominciato. Mamma lo sta guardando. Ah, certo. Ma a parte che ha una collezione di DVD immensa e mi ha dovuto pure rompere le palle su sta roba. Eccolo qua il farmaco. Oh, c'è la foto di un micino. Tra l'altro questa credo sia un'attrice, ma mi sembra di averla già vista da qualche parte. Però non vorrei dire. Comunque, hai una missione per me, vero? Mamma è felice? Mamma è molto felice. Gazzi, le ha regalato i cioccolatini e un film. Allora vado a prendere le medicine per aiutare il mio amico. Beh, ok. La mamma non ha più convulsioni da quando la sua testa si è trasformata in una zucca. Ah, certo. Sono sul tavolo. Grazie, Gazzi. Già preso, Gazzi, già preso. Rende tutti felici. Grazie, Gazzi. Ho già preso le medicine, comunque, ti ringrazio. Va bene, torniamocene da Lena, va? Beh, spero per Gazzi che non gli entri nessuno dal tetto. Porta il farmaco a Lena. Iniziamo col consegnare la pistola all'amico qui. Ce l'hai? Ottimo. Ecco la chiave che ti ho promesso. È il mio vecchio negozio dei pegni. Eh beh. Era il migliore della città. A proposito, visto che ci sei, mi faresti un altro favore? Sentiamo. Mi serve una cosa dal negozio. Tanto stai andando là, no? Che cosa? Uh-huh. È una... Non ridere, ok? È una action figure di Ray McCall. So che sembra stupido, ma mio figlio ci tiene molto. Non c'è niente di stupido in tutto ciò. Se è una richiesta per il bimbo, facciamola. Non adesso, però lo farò tranquillo. Prima le cose importanti. Come ad esempio, ecco a te i medicinali. Eliminando il laboratorio dove preparavano l'antizin falso, hai salvato molte vite. Lo so. Qualcuno ne metterà in piedi un altro. Il vero pericolo sono le fiale vuote di antizin che si trovano un po' ovunque lì fuori. Chiunque può riempirle con schifezze di ogni genere. Lo so. Ora distruggete le fiale vuote. Abbiamo raccolto tutte le fiale che c'erano nella torre. E Brecken dà una ricompensa di $10 per ogni pezzo che voi runner trovate all'esterno. Minchia. $10, vabbè, oh. Però... Ho il tuo farmaco antiepilettico. Grazie. Com'è andata con Gazzi? Benissimo. Sarà anche suonato, ma sa come ottenere quello che vuole. Ha incontrato sua madre? Sì, sembrava felice. Se mamma non è felice, nessuno è felice. Lo so. A proposito, per te da parte di Brecken, con i suoi ringraziamenti. Che cosa? Un progetto? Ah, $500. Buttali via, insomma. E la ricompensa, campione. Grazie, questo ci sarà molto utile.